nuovo video. In realtà non si tratta di un video tutorial, ma voglio comunque spiegarvi come ho realizzato questa sciarpa che ho deciso di chiamare sciarpa marina, e la cui particolarità è nel fatto che io ho lavorato due filati non contemporaneamente, ma alternando ogni due giro. Però non vi faccio vedere il tutorial in quanto è veramente molto semplice, perché vanno ripetuti solamente due giri: un giro tutto a diritto, un giro tutto a rovescio. Mi avvicino così potete vedere meglio questa sciarpa. È morbidissima, caldissima, questo perché ho utilizzato due filati diversi tra di loro, come vi ho detto, alternandoli ogni due giri. Ho iniziato con questo dell'Adrian Boule che si chiama Bim Bum Bam, e poi ogni due giri lo cambiavo con questo che si chiama Matisse, uno dell'Adrian Boule e l'altro della Mistrico Filati. Questo ha effetto velluto, questo invece è un bouclé, però sono entrambi gomitoli che misurano questo 100 grammi, 100 metri, questo 105 metri, e li ho lavorati con i ferri del numero 9 e mi è venuta questa bellissima sciarpa. Ho montato, e vi dico già, 28 maglie che ho lavorato per tutta la lunghezza finché non mi sono finiti i gomitoli, e la sciarpa mi è venuta lì lunga circa 172 centimetri. Quindi, come potete vedere, è molto lunga, è caldissima, è così voluminosa. Io lo adoro. Vi dicevo quindi di montare 28 maglie e lavorare un giro andata, un giro ritorno, quindi maglia diritta, maglia rovescio, e poi cambiate il colore. Quindi tornate a lavorare un giro a diritto e un giro a rovescio, però con l'altro filato. Vedete, si creano queste strisce dove si vede appunto l'alternanza del velluto e del matisse, quindi effetto velluto, effetto bouclé, e vi posso assicurare che non punge assolutamente, anzi è di una morbidezza e di un calore assurdo. Io l'adoro. Ho deciso comunque di fare questo video un po' per mostrarvi questi due filati lavorati insieme, e anche perché sul mio sito Filati Elsa ho creato dei kit proprio per realizzare questa sciarpa marina, dove vi faccio vedere come ho abbinato anche altri colori sempre di questi due filati. Alcuni in realtà già ve li faccio vedere adesso. Guardate, ho deciso di unire questo qui a questo qua, quindi il blu con le tonalità del mare, però più scuro rispetto a quello che ho usato io. Quindi, se volete una sciarpa effetto sera, io direi che questo è perfetto. Oppure, se amate i colori della terra, ecco qua, vi faccio vedere anche questo altro abbinamento che ho creato, dove appunto abbiamo questo che è un panna scuro e questo che invece ha i colori appunto della terra. Però ho fatto anche qualche altro abbinamento che trovate tutto sempre sul sito. Quindi ho creato questi kit per poter realizzare questa sciarpa. Come vi dicevo, non vi metterò un tutorial, in quanto lavorare a ferri a diritto e ferri a rovescio è molto semplice. Voglio però che vi ricordate, e dopo metterò comunque una schermata dove vi ricordo che per poterlo lavorare bisogna montare 28 maglie, lavorare con i ferri del numero 9 e andare a cambiare il filo ogni due giri, quindi finché poi non avete la lunghezza totale, consumando tutti e due i gomitoli, che vi ricordo, anche se sono diversi, un effetto velluto, un altro effetto bouclé, in realtà hanno lo stesso metraggio, perché uno è 100 metri e l'altro 105, quindi alla fine ve ne avanzerà veramente pochissimo. Però avrete una sciarpa unica nel suo genere, caldissima e morbidissima. Quindi questo è, diciamo, un video che possiamo definire piccole creazioni, magari sì, e ne farò altri se vi piacciono questo modo di abbinare le varie filati diversi tra di loro, ma far uscire comunque qualcosa di veramente molto carino e indossabilissimo. E ci vediamo con un altro tutorial, qui sto ancora lavorando, piano piano farò uscire diversi tutorial, ma sono progetti un po' più lunghi, quindi ci sto mettendo un po' più tempo del previsto. Detto ciò, noi ci vediamo quindi al prossimo video tutorial.